Ovviamente il tema, non potevamo esimerci dal trattarlo, il macro tema di FIFA, partendo dal presupposto che tu sei amatissimo nella community di FIFA, cioè di tu, cioè nel, durante la quarantena, adesso i numeri parlano chiaro, seconda community al mondo di FIFA. Di FIFA, do solo, sì. Cioè, secondo sulla Castro, che voglio dire, contesto mondiale, internazionale, certo, con l'inglese, eccetera. Tanta roba. Tanta roba, ma tu come te lo spieghi? Cosa succede? Cioè, come mai sei diventato un punto di riferimento internazionale, cioè, a questo punto, perché sì, di FIFA? Rebecca può confermare che in realtà il fattore FIFA per me è stato sempre importante, cioè io ho sempre visto con invidia, tra virgolette, magari chi portava FIFA facendo dei numeri così alti. Io ho sempre seguito la community di FIFA dal 2013, quella inglese specialmente. Chi è, cos'è chi è, sai, quella gente lì? Bravo, Nepenthes, Betsson, che tuttora c'è, Castro, un po' di meno Castro perché lui già streamava. Ho sempre amato, cioè io ho sempre, tipo, mi giravo sempre, tipo, facevo verso il becco, faccio cazzo, pure io voglio fa come loro. Cioè, a me piaceva guardare loro che mettevano FIFA points su FIFA points, sbustavano pacchi su pacchi, facevano tante visual, poi al tempo non c'era neanche la Weekend League, quindi comunque alla fine il contenuto su FIFA era quello, no? E la Road to Division 1, sì, la roba ricordo, così. A me piaceva, mi è sempre piaciuto tanto. Infatti ci ho provato da subito anche sul canale mio a fare una roba che potesse diventare, cioè non ci ho mai sperato, ecco, perché ho detto io porto FIFA, poi so che piace, perché indubbiamente FIFA su YouTube è sempre andato bene, ovunque, sia in Italia che all'estero, anche perché il calcio, cioè vabbè, va sempre bene il calcio. E io infatti ho detto anche, mi sono messo a ridere in questo periodo di quarantena, cioè non di quarantena, scusami, in questo periodo estivo, l'inizio almeno di questo periodo estivo, no? Perché poi quest'anno l'estate, per quanto riguarda lo streaming, la senti anche di più, perché vieni dalla quarantena, sì, che è stato il periodo proprio il picco più alto per tutti. Sì, c'era gente che stappava proprio, si faceva il bagno nello champagne. Esatto. Diciamo. All'estate, e poi penso che la maggior parte delle persone che siano su Twitch, cioè che sono arrivate su Twitch magari durante la quarantena, non hanno idea di... Stanno così. Sì, esatto. È già finita, è già finita. Esatto, è già finito tutto. Cioè, già non hanno idea magari neanche di come possa essere un'estate su Twitch. Sì, cioè, c'è proprio il calo fisiologico luglio-agosto. E luglio-agosto è proprio è così e basta. Cioè, ma dall'utenza. Cioè, capito quello che voglio dire? Infatti la gente mi ha chiesto tutto. Ah, ma adesso il calo, il FIFA... Sì. Ma è normale, malissimo. Cioè, è completamente normale. È sempre stato così. È sempre stato così, anzi, cioè, per dirti, cioè, la gente che adesso entra e mi vede magari con 4.000 spettatori e dice, guarda, c'hai così pochi spettatori. Insomma. Io faccio il cazzo mio, così pochi spettatori. Cioè, quando ho iniziato, cioè, FIFA 19 per me è iniziato con una media di 3.000 spettatori. Che già era tantissimo, cioè 3-4.000 spettatori erano un bordello, ed erano un bordello fino a 10 mesi fa. Sì. E adesso, dico, da quando sono diventati pochi? Cioè, sì, la quarantena ha proprio reso la gente, cioè capito, alla fine quella è una questione proprio della gente che vede, cioè non è che cambia molto. Cioè, se tu vedi adesso 3.000 spettatori, dici, mazza, sono veramente pochi. A 3.000 spettatori, cioè, sei comunque top in Italia. Sì. Cioè, al momento. È così che è. E basta. Cioè, per quanto riguarda la domanda principale che mi hai fatto. Sì, dimmi. Di FIFA. Io, quando sono passato su Twitch, perché è lì che io realmente mi sono fatto il nome con FIFA, associato a FIFA, diciamo, io volevo fare, appunto, lo sai, volevo fare le stesse cose. Cioè, volevo fare una o due stream a settimana, per arrotondare, perché si guadagnava meglio, proprio punto, semplicemente. Già col passare, cioè ho visto già dopo il primo mese che in realtà le cose andavano meglio, andavano molto bene, al di là dei soldi, che poi comunque i soldi restano un fattore molto importante, perché non piamo se per culo. Sì, sì. E nessuno qui fa le cose per solo la per passione. grande Zanone. C'è comunque il fattore soldi, che è sempre importante. Diciamo che il trucco sta nel
avere culo, perché alla fine sì, è la passione, però riuscirci sempre a guadagnare bene, no? Cioè, o guadagnarci sopra, devono combaciare le due cose. Devono stare insieme, per me, si devono associare, perché se no non vivi. L'affitto non lo paga il Cante ADT, l'affitto lo pagano i soldi che si guadagnano. Per me l'unica spiegazione che poi effettivamente mi sono dato per quanto riguarda il successo che c'è stato, che ho avuto con FIFA su Twitch e poi che alla fine anche su YouTube, perché io rido e scherzo, ma su YouTube 400.000 visual a video, con un canale da 600.000 iscritti. Sono bei numeri. È tantissimo. Sì, con la percentuale di fidelizzazione è tantissima. È altissima. Cioè, è clamorosa. Normalmente tipo 1 a 8. Cioè, esatto, 1 a 6 sei già forte. Carico, vedi, capito? Carico code, magari faccio 100.000 visual, 150.000 visual, che sono tante comunque. Però durante cioè, tipo, capito, carichi FIFA va di Cristo. Mo, ovviamente lasciamo sempre fuori dal discorso l'estate, perché l'estate a numeri, raga, né su YouTube né su Twitch conta, perché la gente non c'è. Non c'è. Ne riparliamo a settembre, esatto, è sempre così che funziona. Le live estive sono proprio per ridere. Sono proprio per ridere, esatto, proprio full per ridere. L'unica spiegazione logica che mi sono dato, oltre al fatto che credo di saperlo far bene, anche perché se non avrei avuto sto successo. Comunque l'unica spiegazione che mi sono dato è che sono stato un po' il filo conduttore, se così si può dire, per quanto riguarda Twitch Italia e YouTube Italia, per FIFA. Cioè, nel senso, FIFA da YouTube si è spostato a Twitch e per quanto riguarda almeno l'Italia, in primis con me. Perché ero, penso, lo youtuber con più numeri su FIFA a spostarsi su Twitch. E quindi secondo me questa cosa è stato proprio uno spostamento fatto al momento giusto. Secondo me a culo, perché poi non avevo calcolato ovviamente niente, come qua viene tutto bello a bucio di culo. Alla fine però è stato il posto giusto al momento giusto. Posto giusto, momento giusto. Anche la tua capacità di coinvolgere gli altri streamer minori di FIFA nel creare una specie di rete, insomma, di comunicazione tra di voi, eccetera. È carina come cosa. Sì, no, io ci avevo pensato, perché poi, vabbè, indubbiamente con il contenuto... Con Dex, sì, certo. Gli altri che si fanno aprire i pacchi, certo. La League. A me piace questa... Cioè, io penso che, guarda, nonostante tutto, al di là proprio del fatto... Cioè, io credo che questa roba molte volte... Cioè, non è neanche, tra virgolette, conveniente in parte, così si può dire, per me mostrare altro, ok? Come nel nostro mondo è così, cioè, perché se tu mostri magari altre persone, può esserci, hai capito, quello che dice, vado a vedere la stream, magari vai lì e ti perdi un sub, ok? Faccio l'esempio. Ma perdi anche tu un po' di pubblico, perché stai mostrando comunque altre persone che fanno essenzialmente le tue stesse cose. Poi, come stavamo dicendo anche l'altra volta, c'è chi preferisce anche un pubblico, cioè non un pubblico, scusami, una community di nicchia, cioè ovvero preferisce più magari che lo streamer riesca sempre a leggerlo, preferisce che avere un contatto diretto più spesso... Okay. E mentre indubbiamente con me questa cosa è più difficile, perché c'è molta più gente in chat e ovviamente io non è che posso stare a rispondere a ogni singola persona, perché se no buonanotte. Però tipo ad esempio con i ragazzi che faccio sempre venire su TS c'è anche un rapporto diverso per me, perché loro li reputo davvero bravi ragazzi, cioè io cerco sempre di dar visibilità, cioè una cosa che a me piace in realtà, dar visibilità a dei ragazzi che credo se lo meritino davvero. Ragazzi che vengono su TS che mi fanno aprire i pacchi, perché cioè, alla fine lo vede la gente, cioè io su TS ho loro, cioè, anche per comodità, perché poi non potrei fare entrare tutti indubbiamente, però loro che sono sempre stati, cioè con me mi hanno sempre fatto aprire i pacchi, sono sempre stati, cioè, anche bravi, senza proprio sono persone pulite, quindi sono felice anche, capito, che
possano vabbè, avere sta. Magari più per tornare più proprio visibilità. Al discorso proprio dell'inizio della stream, che è meglio avere un gruppo anche di, lì, esatto, di persone fidate, sì, esatto. I progetti però alternativi a quelli di FIFA adesso che ci sta molti ma che non ti posso ma molti non ah, te li posso okay. dire. C'è qualcosa che bolle in pentola, insomma. Sì, un sacco di roba. Poi c'ho il progetto più grande, è il merch. Il merch è il mio progetto più grande, dove voglio già ho già preparato delle robe uscite dalla mia testa. Lo stavo dicendo in stream l'altro giorno da me. E ho fatto delle bozze dei primi loghi, ok, per quanto riguarda il merch che voglio fare, che sia un po', come ho già detto, pure non dico scollegato a me, ma una cosa che chi mi conosce sa che è mio perché lo sa, però chi lo vede da esterno, un gusto più che altro, un gusto tuo, bravo, esatto, gusto mio, e chi lo vede da esterno non ricollega il merch a uno streamer, uno youtuber o una roba del genere, perché per me è importante quello, perché deve essere indossabile dai ragazzi in una qualsiasi circostanza, non si devono vergognare, capito? Basta anche guardare dietro le tue spalle per capire che comunque la moda mi interessa molto, soprattutto nell'ultima, da quando sono cresciuti un po' più i soldi mi interessa, anche perché per la moda servono i soldi, quella è una cosa che cioè a tutti piacciono i vestiti, però esatto, però mi interessa proprio, cioè ma roba che mi sono chiuso proprio io personalmente a vedere stili, merch, robe droppate, per capire. Anche, ho visto anche solo semplicemente cosa piace a me, per riuscire a uscirmene magari con delle idee che possano spaccare proprio a livello che io voglio, che capito che chi se compra magari la felpa arriva uno che non mi conosce e fa, dice, oh, bella sta felpa, dove l'hai comprata? Capito? Questo è l'obiettivo. Certo. Perché di solito, cioè secondo me, tranne quelli... Svincolarsi dall'immagine proprio tipica dello youtuber che butta fuori Zano, esatto, esattamente, bravo. Cioè ci può stare quella, capito? Per chi ti vuole supportare, quella maglietta simbolica, sì, la farei, probabilmente la farò anche, perché mi piace il fatto che ci sia una maglia magari d'appartenenza, proprio dici, questa ma la metto a casa, uso come pigiama e cazzo me frega, cioè quella là mi va bene, no? Che poi potrebbe essere appunto anche puntare per me verso il futuro, perché indubbiamente riuscire a fare un brand tra virgolette magari che possa spaccare al di là di Twitch, al di là del mio nome, è anche un obiettivo per me e ci voglio provare, perché no? Poi se va male va male, però se non ci provo non lo so, certo. Fondamentalmente, e ti stavo dicendo, per me l'unico merch valido per quanto riguarda il nostro mondo è quello dei mates, ed è l'unico. Infatti mi ricordavo che, cioè, nelle tue parole mi è ritornato alla mente un po' quello che dicevano anche loro quando lanciarono il loro merch, quello nuovo, non esatto. Quello Mates tutta la vita, ma quello invece con tutto più colorato, tutto bello, tutto... fatto bene col sito, cioè, proprio. Sì, infatti mi ricordo che anche loro volevano appunto che il marchio si svincolasse un po' da quell'immagine. Giusto. Di YouTube, di quello che fanno loro, eccetera, ma proprio come oggetto di moda. Esatto, ma infatti ci sono riusciti, perché sai, anche a mainstream che conoscono i mates, conoscono il mondo di YouTube e magari non conoscevano il merchandising loro, io ho indossato la maglietta, io ho la maglietta e felpa dei mates, no, che me l'hanno mandate, le ho indossate molte volte, e in stream da me molte volte capitava il ragazzo che mi diceva, dove hai comprato questa felpa? È bellissima. E ci sono riusciti. Perché poi quando tanto, gli dicevo sì, perché poi il fatto è che io gli dicevo magari è quella dei Mates, l'hanno fatta i Mates, lui diceva ah che schifo, no. Se ti piace, ti piaceva prima, ti piace anche dopo, ti piace anche adesso perché è bella, non perché, cioè tu non devi pensare che l'hanno fatta loro, tu devi pensare che è figa, cazzo, sì. Cioè, perché se poi magari non ti piace quello che fanno su YouTube o quello che fanno è un conto, quello è il problema di chi è. Però oggettivamente il merch è fighissimo, chi non li conosce non capisce il collegamento, ed è tanta roba. Però è anche bello essere, diciamo, i pionieri di certe cose, cioè ti dà più soddisfazione, cioè... dici sì, l'ho iniziato a vedere da lui, quando magari un giorno
boh, io sarò morto sul web. E magari avere le nuove generazioni che faranno appunto quello che ho fatto io, dicendo mi sono ispirato a lui, per me sarà tanto comunque, capito? Grazie mille, Zano. Alla prossima. Grazie, prof. Io adesso Alla saluto i prossima. ragazzoni, mi muto Vai, qua. vai, vai. Grazie mille. Bacione, Ciao, ragazzoni. In salutate caso, ci Zano, vediamo ragazzi. stasera in Show some caso. love. Ciao, ragazzoni, mi ha fatto un sacco piacere. Ciao, boys. Ciao. C'è Titti che sniffa.